Quando Aldo Mondino nel 1980 ritorna in Italia dopo l'ultimo soggiorno parigino durato 8 anni, dall'atelier francese porterà con sé soltanto la sua collezione di autografi. Gli autografi che conserva gelosamente sono quelli di artisti, di scrittori, di personaggi legati al mondo della cultura. L'arte, per Mondino, si nutre delle immagini della storia dell'arte e anche una firma può essere immagine. Ecco, questa per esempio è Dickens, che è rarissimo, è difficilissimo trovarlo. Questa è una cosa rarissima, è solo una busta, però c'ha la sua firma, Dickens. Mentre questo è Baudelaire, un'altra mia grande passione. Questa è Simone de Beauvoir, Sartre insieme, perché ho avuto un momento che volevo mettere insieme le coppie famose. Difatti c'è qui Pirandello e Marta Abba insieme, e poi Vlamin, Redon, Mark Twain, con una cornice che ho comprato a New Orleans, e poi Strindberg, Gounod, Jules Verne, Metastasio, Gustave Moreau, questo Canova, questo è Tatlin, e questo è molto raro, è Goldoni, è una bella lettera, Goldoni giovane. Prima di riapprodare alla pittura, Aldo Mondino è stato uno dei più poliedrici artisti italiani durante gli anni 60 e 70. Nato a Torino nel 1938, negli anni 50 si trasferisce per una prima volta a Parigi, dove frequenta soprattutto gli ambienti della riflessione surrealista. Sono anni di forte contestazione politica e di faticosi mutamenti artistici. Negli Stati Uniti nasce la pop art e in Europa movimenti legati alla figurazione e fortemente ideologizzati. Mondino è vicino a questi, ma con accenti decisamente personali. Riesce infatti a coniugare nelle sue opere un'evidente intenzione anarchicamente eversiva insieme a una figurazione ironica e volutamente infantile. Il risultato è quello di un'arte libera sia dai vincoli della tradizione che dai nuovi dettati delle avanguardie anni 60. Mondino, infatti, risulta essere un geniale outsider, anche per le tendenze che sorgono in quel periodo, come la cosiddetta arte povera, nata proprio a Torino nel 1967. Di quegli anni rimangono memorabili opere che sono quasi delle performance. Centinaia di pesci morti e insanguinati esposti in galleria portano violentemente nello spazio dell'arte la presenza della realtà. Ma accanto a queste azioni forti e provocatorie, l'artista ne mette in scena altre, più sottilmente ironiche. Sempre tra il 1967 e il 1970, realizza addirittura delle sculture in caramella o in cioccolato. Con un vezzo quasi da dandy ottocentesco, attribuisce la propria miopia alla percezione delle sculture di bronzo come se fossero di cioccolato. In realtà queste realizzazioni plastiche assomigliano molto a certe azioni dadaiste, mescolate con quel teatro dell'assurdo alla Raymond Roussel. In effetti, Mondino realizza delle opere anche partendo da assonanze fonetiche, proprio come accade nei lavori dell'autore di Locus Solus. È il caso di questa Torre di Torrone del 1968, costituita da autentiche barre di torrone, o della Mamma di Boccioni. Qui nella versione in bronzo, tratta da un originale in caramella alla menta, dove la parola Boccioni evoca contemporaneamente il nome del grande pittore futurista e le grandi bocce, i boccioni appunto, presenti nella scultura sotto forma di palle da bowling. Lo stesso slittamento percettivo e semantico avviene anche in Singer, una macchina da cucire vista in India che diventa tutt'uno con la scimmia che l'artista vi aveva scorto sopra. Oppure, in maniera ancora più evidente, in Torso Torsolo, torsolo di una mela gigantesca che si trasforma in un torso maschile. Questo gioco di rimandi culturali estremamente colti, che si sovrappongono l'uno all'altro, si ritrova anche nella pittura, mezzo privilegiato e ormai quasi esclusivo di Mondino da quasi 2 decenni.
Come lui stesso ci racconterà, tutto nasce dall'interesse intellettuale e concettuale dell'artista per il modo con cui altri artisti prima di lui hanno usato il linguaggio della pittura per investigare il reale e per esprimerne le fantasie. Il tuo interesse per una pittura di genere, come quella orientalista, rischia di apparire anacronistico o addirittura kitsch. Ma in questo evidente eccesso pittorico non si nasconderà forse una motivazione ben più complessa, come del resto in tutto il tuo percorso? Dapprima non tanto proprio l'interesse per l'Oriente, ma un interesse assolutamente concettuale. Io avevo, come la maggior parte dei miei lavori, partono tutti da una formazione proprio concettuale, anni 70, anni 60, quindi l'interesse per l'Oriente non viene da un amore per l'Oriente, ma dal fatto che io avevo individuato una fine secolo nostra molto simile al fine secolo precedente, cioè alla fine dell'Ottocento, con molti punti di contatto. Uno fondamentale era un momento di crisi sociale grossa che accomunava queste due fine secolo, cioè una era una crisi data da una fine di una società agricola, contadina, che si apriva verso una società industriale. Questo aveva creato dei grossi problemi, perché non si sapeva, l'uomo occidentale non sapeva dove si andava a finire, dove si andava a parare. Andato per la prima volta in Marocco, ho scoperto che invece io vivevo all'interno di un mio quadro e sono diventato anch'io un pittore realista. Vivevo all'interno di un mio quadro, mi sembrava che fosse tutta una performance questo Oriente. E sono nati questi primi quadri orientalisti che ho esposto. I primi quadri orientalisti sono quelli ancora a metà strada tra la citazione e ecco, questo che io per esempio ho alle spalle è uno dei primissimi quadri, è uno dell'84, perché è una citazione della festa araba di della Croix, che poi ha ripreso Renoir, però mischiato ad altre suggestioni e già anche a delle suggestioni realiste, a degli schizzi fatti a Tangeri, ho preso uno studio a Tangeri e ho lavorato. Quindi questo è uno dei primissimi quadri. Di lì, da questo momento in avanti, momento che dura tuttora, ho cominciato a viaggiare e a ricercare sempre nuovi soggetti, sempre orientali. Attraverso questa ricerca sono arrivato alla Palestina, dove invece ho sempre la ricerca di motivi orientalisti, invece ho scoperto la religione, la mia religione, e l'ho riscoperta a Gerusalemme. E di lì è nato anche tutta una serie di quadri molto influenzati dalla religione ebraica, sulla religione ebraica, eccetera. Dopodiché un altro viaggio in Turchia mi ha fatto incontrare i dervisci da prima. E i dervisci sono stati proprio molto molto importanti nella mia... nel mio ultimo lavoro, in quanto io avevo già riscoperto la religione e questi usano la danza e la musica come una preghiera. Io avevo sempre pensato che nel mio lavoro una forma di religione, magari un po' laica, così, ma
che la pittura fosse una preghiera, fosse un tramite tra il cielo e la terra, c'era un modo di allontanarti dalla terra. E i dervisci usano questa danza per entrare in una forma di trance, che però la cosa straordinaria, mi pare, dei dervisci, che non solo la raggiungono loro, ma te la riescono a comunicare. Cioè, tu come spettatore, quando li vedi danzare, dopo un po', come quando vedi dei bambini che girano su se stessi, perdi un pochino, anche tu, l'equilibrio, no? Il ricordo delle azioni di Mondino si rinnova con la presenza dei dervisci danzanti alla Biennale di Venezia del 1993, di cui questo è un raro documento. I grandi quadri alle pareti si animano, gli spettatori e gli attori entrano nella pittura.